Continuano i disagi provocati dai lavori di ristrutturazione presso la stazione di Bergamo. I pendolari bergamaschi denunciano una situazione insostenibile. Il sottopassaggio nelle ore di punta si trasforma infatti in un girone dantesco e molti mettono a rischio la propria vita decidendo di attraversare i binari a piedi. Ma ecco arrivare una proposta risolutiva da parte del questore Dino Finolli. Chiudete il sottopassaggio, ma Palazzo Frizzoni non ci sta. Il vice sindaco Gianfranco Ceci ha espresso la propria perplessità dichiarando l'impossibilità di tagliare in due la città. Nel frattempo è stato chiesto a 100 stazioni di concludere il più velocemente possibile i lavori nell'atro, che dovrebbero essere terminati entro un mese. Ma il questore aggiunge, si sarebbe potuto ovviare ai disagi con dei bus navetta fino alla stazione. La questura non può infatti impegnare per un periodo così prolungato la polizia ferroviaria dedita in questi giorni a gestire il fiume di pendolari e incanalarli nel sottopassaggio onde evitare attraversamenti sconsiderati sui binari. In campo è sceso anche l'assessore alla sicurezza Massimo Bandera, che ha messo a disposizione una pattuglia di vigili. La chiusura del sottopassaggio resta comunque un'idea valida anche per 100 stazioni, che potrebbe in questo modo concludere i lavori più velocemente e con più facilità. Nuovi disagi aspettano settimana prossima gli sventurati pendolari. Si procederà infatti con la sistemazione delle scale di accesso ai binari, le quali verranno chiuse una alla volta. Non resta che augurare un in bocca al lupo a tutti i passeggeri.